tutti, scusate di questo inconveniente, ma ci sono diverse versioni anche delle nostre presentazioni che stiamo utilizzando a seconda anche appunto delle varie tematiche che state sostenendo. Intanto premetto, io non sono un esperto di mobilità sostenibile, sono un economista e quindi lungi da me qualunque idea di sostituirmi al mio collega Ferrecchi, che invece diciamo è un ingegnere trasportista che conosce molto bene le tematiche anche della nostra regione, e quindi diciamo il mio contributo sarà del tutto parziale rispetto a quello che è un obiettivo strategico fondamentale per una regione come la nostra, che è una regione di attraversamento peraltro, quindi una regione molto insediata, una regione quindi molto ricca di infrastrutture viarie di diverso livello, e che quindi diciamo da anni sta lavorando per rendere la sua mobilità più sostenibile. Soprattutto si chiede alla mobilità uno sforzo eccezionale anche in termini di emissioni e in termini appunto di contributo al miglioramento della qualità dell'aria. Quindi sicuramente diciamo questo è un approccio che viene da alcune scelte strategiche che la regione ha già fatto, come quella ad esempio sui treni, e oggi diciamo ancora di più con le aziende in questa nuova tornata sulla questione del materiale rotabile anche diciamo negli autobus, e poi tutto il lavoro che sta facendo con le città. Quindi una sfida veramente a 360 gradi rispetto al quale ci sono diversi passaggi che verranno fatti anche nei prossimi anni. Qui io sono stata chiamata perché c'è un pezzetto dentro la programmazione europea che riguarda questa volta esplicitamente e direttamente la mobilità sostenibile, non più come progetti sperimentali, come avevamo invece fatto nella precedente programmazione, ma proprio come azione che la Commissione ha chiesto alle amministrazioni e alle autorità di gestione di inserire all'interno della programmazione, e che quindi diciamo viene declinato in un certo modo. Naturalmente la questione della climate change, del contributo, quindi soprattutto alla parte di riduzione delle emissioni, è assolutamente fondamentale, e quindi questa parte dei trasporti è stata inserita per la prima volta nella nostra programmazione. In generale, no, noi come sapete stiamo lavorando, parlo della mia direzione, parlo quindi della parte energetica, no, che è un servizio della mia direzione. Stiamo ragionando naturalmente dopo la 26 del 2004, che è la legge che noi abbiamo, di cui ci siamo dotati per appunto le politiche in campo energetico. Stiamo ragionando da anni sia sui piani decennali sia sui piani attuativi triennali, proprio perché, come sappiamo, c'è un tema molto rilevante del contributo che diversi settori possono dare alla riduzione in generale dei consumi energetici, e poi specificatamente da un lato all'introduzione dei rinnovabili e dall'altro diciamo alla parte proprio di complessivo efficientamento dei processi. Ecco, per quanto riguarda diciamo sulla sinistra trovate i consumi finali del 2013, sono delle stime che stiamo predisponendo anche in vista appunto dell'evento che del prossimo venerdì di lancio appunto dei lavori anche del nuovo piano energetico, e naturalmente queste stime diciamo ci mostrano come ovviamente i consumi della nostra regione siano ancora particolarmente elevati, ma soprattutto la parte diciamo dei prodotti petroliferi e del gas naturale siano ancora particolarmente significativi. Complessivamente, poi lo vedremo anche in modo più dettagliato, le FER sono circa il 6,5%, no, dei consumi regionali. Per quanto riguarda i settori, come vedete, la parte diciamo, dei trasporti è particolarmente significativa, e naturalmente insieme alla parte dell'industria e dell'edilizia, che rappresentano del civile diciamo, le due aree che anche in questi anni sono state al centro delle nostre politiche regionali proprio in termini di riduzione proprio dei consumi, quindi anche di efficientamento. Per quanto riguarda lo scenario energetico, anche qua sono stime perché dati ufficiali non ci sono, noi prevediamo comunque una leggera crescita da qua al 2020. I colori indicano i diversi comparti, quindi l'agricoltura, il terziario, i residenziali, i trasporti. Complessivamente vediamo comunque che per quanto concerne anche la parte diciamo, dei trasporti,
non è che prevediamo un trend così chiaramente decrescente, perché sappiamo che noi veniamo da alcuni anni di crisi, primo impatto quello sulla logistica, secondo su consumi industriali, ma noi prevedendo uno scenario in crescita, in un modo ottimistico istituzionale, ovviamente dobbiamo anche comunque tenere conto che l'andamento dei consumi energetici da un punto di vista sia industriale sia del trasporto avrà sicuramente un incremento, no? Che naturalmente viene attenuato nello scenario corretto da quelle che sono le politiche di efficientamento e diciamo quindi di riduzione dei consumi, ma che complessivamente determina da qua al 2020 una previsione di crescita. Questo è uno dei punti che verrà anche dibattuto dentro i lavori che apriremo il prossimo venerdì proprio sulla nuova programmazione. Per quanto riguarda diciamo la parte dei consumi, poi delle diverse modalità di utilizzo, le fer termiche che sono la parte diciamo in verde dovrebbe assolutamente crescere, le fer elettriche pure, e conseguentemente diciamo dovremmo contenere o ridurre leggermente la parte dei prodotti del gas naturale, mentre per la parte appunto dei prodotti petroliferi ci dovrebbe essere una leggera decrescita visibile, insomma. La parte del gas naturale è complicato per noi, perché comunque la sostituzione avviene solamente se lavoriamo molto sulle fer termiche, e c'è il problema comunque sul termico che soprattutto col saldo zero diciamo, e con la regolamentazione che siamo stati costretti ad adottare anche in virtù dei problemi della qualità dell'aria, è assai complicata questa sostituzione. Anche nella mobilità sostenibile abbiamo visto che anche con i colleghi dei trasporti la sostituzione comunque degli attuali autobus con autobus completamente o ibridi, diciamo, che però hanno costi altissimi, costi di gestione altissimi, o con invece autobus completamente elettrici, è questione grandemente aperta, ecco, perché loro ritengono che da un punto di vista proprio dell'organizzazione complessiva della mobilità ci siano ancora grossi problemi sul passaggio all'elettrico. Quindi diciamo apriremo un tavolo di lavoro proprio su questo aspetto specifico, perché invece ad esempio la Commissione spinge molto, no? Su quelle che è una mobilità completamente o a idrogeno o elettrica, però nel nostro contesto e nella nostra realtà i colleghi dei trasporti ci dicono ci sono appunto molti problemi. Che cosa quindi, come ci troviamo oggi? Allora, rispetto al piano triennale, quello che si poteva fare è stato fatto, i risultati sono stati conseguiti, noi abbiamo prorogato il nostro programma, i consumi si sono effettivamente ridotti, perché appunto abbiamo una stima al 2013.104 kWh, quindi siamo, diciamo, la crisi, fra virgolette, ha contribuito, fra virgolette, al raggiungimento di questi obiettivi. Dal punto di vista delle fer elettriche siamo messi abbastanza bene, siamo oltre il burden sharing e quindi diciamo che siamo in linea con quanto avevamo previsto. Per quanto riguarda le fer termiche, anche in questo caso l'obiettivo era poco sfidante, quindi diciamo è stato comunque raggiunto. Complessivamente, come vi dicevo, per la nostra economia regionale il 6,4% oggi è appunto di fonti energetiche rinnovabili. Il risparmio energetico anche ha ottenuto risultati significativi, questo grazie soprattutto alle politiche di regolamentazione e anche di sgravi fiscali, perché è evidente che tanto più qui sono automatiche le misure, tanto più i risultati sono conseguibili. Naturalmente il problema dove lo riscontreremo, lo vedremo nei prossimi mesi, negli obiettivi al 2020, perché se gli obiettivi al 2020 prevederanno, come dovrebbe essere, quasi oltre un 50% in più di fer elettriche e di fer termiche, il problema più grosso ce l'abbiamo qua, sulla parte termica ci sostituisce anche il gas naturale. È evidente che bisogna capire come si può conseguire tutto questo. Ora è vero che la legge anche sull'economia circolare dovrebbe aiutarci, no? La legge della regione eccetera, però sappiamo che questi impianti sono complessi da finanziare e soprattutto il quadro degli incentivi non è così chiaro e non è così incentivante, quindi c'è un tema su quale dovremo capire bene, su quale forse nascerà anche una piattaforma di dialogo con il livello centrale per una vera ripresa diciamo di quelle che sono le politiche energetiche, insomma anche a scala nazionale. Quindi questo è lo scenario nel quale noi ci muoviamo
Per quanto riguarda, diciamo, gli interventi che sono a scala regionale, abbiamo la necessità, diciamo, di rendere tutti partecipi a questi strumenti e di efficientarli nel programma, nella parte che riguarda 2014-2020, no? Anche come programma, appunto, di mandato della nuova giunta che, come sapete, ha dichiarato obiettivi molto molto sfidanti anche dal punto di vista energetico. Allora, innanzitutto noi dobbiamo continuare a lavorare su quelle che sono, diciamo, tutta la finanza per le imprese. Noi abbiamo fatto un fondo sperimentale che oggi ha 16 milioni di euro, forse ne arriverà 18-20 milioni a fine anno, e questo fondo, diciamo, finanzia con un 70% di provvista pubblica nostra, quindi di rischio che si accolla all'amministrazione, e anche a costo zero, insieme a un 30% delle banche che applicano i loro tassi e rischiano per quel 30%. Questo fondo, insomma, ha iniziato a funzionare. Naturalmente da parte del sistema bancario e finanziario c'è un assoluto disinteresse a finanziare questi investimenti, perché non comportano un aumento di capacità produttive, non accrescono il business delle imprese, non rendono le imprese più solide, non le fanno crescere dal punto di vista patrimoniale, quindi conseguentemente, diciamo, il loro interesse verso questa tipologia di investimenti è molto bassa. E soprattutto, diciamo, anche la valutazione di questi progetti è abbastanza complicata, per cui pur facendocene carico noi direttamente c'è comunque un passaggio che lo devono fare ufficialmente, quindi su questa parte delle spese tecniche di progettazione stiamo anche ragionando per dare un ulteriore incentivo in modo tale da poter abbattere il più possibile i costi, diciamo, di tutti i soggetti che devono progettare, produrre carta su carta per noi e per, diciamo, le banche. Però questo fondo continuerà, la nuova programmazione è previsto, quindi lo bandiremo, abbiamo finito la valutazione ex ante per una delle condizionalità anche per poter ribandire questa parte con le risorse comunitarie, quindi procederemo da gennaio in poi con questo bando. Per quanto riguarda gli interventi diretti delle imprese, questi funzionano, ovviamente adesso abbiamo stanziato questi 15 milioni per il commercio e turismo, perché ovviamente anche sul tema costa stiamo ragionando moltissimo sulla sostenibilità e rilancio, diciamo, della Rimini sostenibile, del distretto della costa, eccetera eccetera, quindi abbiamo lavorato, stiamo chiudendo anche questi interventi che sono anche carini, significativi, insomma sono anche molto innovativi e sono anche un modo per riammodernare complessivamente le strutture turistiche. Abbiamo lavorato sulle aree ecologicamente attrezzate, un'esperienza complicatissima. Non abbiamo intenzione di continuare a lavorare con questo modello, bisogna rifare la regolamentazione, sicuramente renderla molto molto più leggera, lasciare molto molto di più l'iniziativa alle imprese private, e quindi su questo ragioneremo con calma nel corso del 2016, non le abbiamo più ricomprese nella programmazione europea. Abbiamo lavorato sulle diagnosi energetiche, queste funzioni non le va, per fortuna le abbiamo consegnate alle scuole possono rientrare anche nel programma nazionale, quindi è stata un'operazione assolutamente virtuosa, stiamo finanziandone altre 40-50, quindi insomma qui il progetto delle diagnosi energetiche di edifici pubblici va avanti. Abbiamo lavorato sui PAIS, siamo 297 comuni coinvolti, quindi il fatto dei sindaci funziona, dentro ci sono molte azioni anche di mobilità sostenibile, quindi insomma questa è una delle linee di azioni che abbiamo finanziato, ci è costato circa 1 milione di euro, ma ha funzionato benissimo. Abbiamo partecipato ai progetti europei, abbiamo lavorato col PSR, circa 10 milioni di euro sono i piccoli interventi che sono stati fatti. E poi c'è tutta una parte che riguarda, diciamo, gli interventi di qualificazione dei soggetti pubblici che hanno lavorato molto sulle pubbliche illuminazioni, diciamo, e anche in parte sulla città. Abbiamo poi messo, oggi se ne credo per settimana ha parlato molto, lavorato sulla parte di certificazione energetica, non mi dilungo, ne avrete parlato moltissimo, i certificati ormai sono quasi 800.000, quindi insomma questa è un'azione a sistema che funziona e ci consentirà di avere risultati. Come sapete dall'ultima regolamentazione che abbiamo fatto, abbiamo anticipato circa 2 anni i requisiti per il pubblico e anche, diciamo, per i privati, quindi insomma riteniamo che dal 2017-2018 sarà ancora più visibile questo lavoro. Poi abbiamo iniziato a lavorare sulla parte, diciamo, della mobilità sostenibile. Abbiamo fatto questi progetti pilota di acquisto di auto elettriche che stiamo dando alle amministrazioni locali, circa un centinaio di auto elettriche, monitoreremo l'efficienza, i costi, la manutenzione, tutta questa parte. E poi abbiamo tutta la parte di autobus notto, quelli, diciamo, ibridi che abbiamo comprato, con molti mal di pancia da parte di tutti, proveremo a vedere come funzionano, però adesso è molto importante anche fare questa sperimentazione, perché poi quando abbiamo fatto la gara abbiamo dovuto bandire 2 volte, perché poi sul mercato non c'erano neppure quelle prestazioni tecniche richieste
dalle aziende che impongono, perché avevano anche fretta, eccetera. Quindi abbiamo dovuto ribandire di nuovo. Quindi questo significa anche che noi non abbiamo esperienza su questo tipo di mobilità. Perché che se ne parli da anni, la mia esperienza, io sono un economista, quindi faccio solo delle ipotesi, quindi non è che... Però la mia ipotesi, molto suffragata dai fatti, è che in fondo tutti parlano di questa famosissima mobilità elettrica, però o mobilità sostenibile o idrogeno, adesso noi abbiamo incontrato Toyota la settimana scorsa, dice che lei farà l'idrogeno per te. Insomma, quindi c'è un mondo in sostanza dietro a questo che in questa regione non abbiamo ancora sperimentato. Quindi insieme ai colleghi dei trasporti diciamo questa parte di lavoro deve essere proprio fatta, e per questo abbiamo finanziato anche i PUNS, che sono una delle precondizioni per riuscire poi a finanziare la mobilità elettrica con i fondi comunitari. Poi ci sono varie altre iniziative che abbiamo fatto. I fondi comunitari, infatti, della nuova programmazione 2014-2020 prevedono nell'asse 4 104 milioni per la parte della promozione della low carbon economy nel sistema produttivo. È una dotazione significativa su 481 milioni, supera il 20% che era il limite minimo, e si accompagna con politiche di ricerca e innovazione molto significative, l'agenda digitale, la qualificazione diciamo del territorio. Il programma è molto orientato alla parte ICT, cioè utilizzo di nuove tecnologie digitali, cablaggi, quindi trasformazione in senso digitale delle città, del territorio e delle imprese. E quindi chiaramente insomma anche la parte di mobilità sostenibile si sposa con questa trasversalità che è all'interno del programma. In particolare sulla low carbon economy abbiamo dei 104 milioni, abbiamo sostanzialmente tre grandi azioni. La prima è la promozione dell'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili delle imprese, sono circa 40 milioni di euro. Su questo lavoreremo con il fondo, diciamo accompagnato anche da contributi a fondo perduto. Per quanto riguarda invece diciamo, l'altra parte del pubblico, 36 milioni, che sono gli edifici, qui lavoreremo con diciamo, due modalità: la prima è quella del contributo diretto, quindi perduto per i progetti, e l'altra è quella invece in progetto, comunque attraverso diciamo, il concorso dei soggetti privati. Quindi stiamo calibrando anche il bando su due, a seconda della scala dell'intervento, con due diverse modalità. E poi abbiamo questa parte, come dicevo, sulla mobilità sostenibile, che può essere speso solo dopo e nei luoghi che hanno un PUNS, da qui l'accelerazione sui piani di mobilità sostenibile che abbiamo chiesto alle città, perché è una condizionalità, la regione non può certificare spesa su questa OT4 se non ha adottato nei luoghi dove va a fare queste azioni una PUNS, quindi di conseguenza non possiamo spenderli. E nonostante tutti dicessero ma ce l'abbiamo forse, poi alla fine sono dei piani del traffico, non sono i PUNS che chiede comunque la Commissione, quindi insomma abbiamo l'esigenza di fare un passo in avanti e anche possibilmente fare una programmazione che non dura 10 anni, no? Ma che facciamo intanto un pezzettino, e così su quello costruiamo alcune azioni specifiche che sono appunto quelle che abbiamo dentro qua. Cosa abbiamo? Abbiamo rinnovo del materiale rotabile, sistemi di trasporto intelligenti e sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale. Quindi conseguentemente sono tre azioni tra loro combinate che naturalmente si devono tradurre, no, nel 2023 in tutta una serie diciamo, di nuovi di obiettivi che dobbiamo raggiungere in termini emissivi, in termini di soggetti coinvolti, in termini di tonnellate di CO2 equivalenti risparmiate, insomma, che sono abbastanza stringenti. Adesso non c'è tempo per entrare in questo. L'unica cosa che vi volevo far vedere è che comunque noi al 2018 abbiamo comunque un target di almeno 20 veicoli elettrici a bassa emissione che dobbiamo aver messo in campo dentro ovviamente a territori che hanno i PUNS, quindi non è che possiamo, perché questo è un obiettivo che dobbiamo assolutamente raggiungere perché ci sblocchino la condizionalità del 6% delle risorse che sta sull'intero programma. Quindi di conseguenza non abbiamo tanto tempo. Adesso con il concorso al finanziamento dei PUNS speriamo di avere accelerato questa azione, ma come vedete già nel 2018 dobbiamo aver avviato un primo blocco di acquisto di queste opere. Naturalmente vi salto i criteri di selezione delle operazioni, perché comunque sono molto calibrate sull'offerta, sulla capacità di ridurre, no, in queste azioni, sono
e i criteri di selezione sono indispensabili, sono stati adottati nel comitato di sorveglianza, quindi noi saremo già pronti anche per agire perché abbiamo tutti i criteri per selezionare le operazioni. E questa parte, diciamo, è molto incentrata sulla qualità tecnica del progetto e sulla riduzione delle emissioni. Quali sono le altre azioni che concorrono sulla mobilità sostenibile dentro al programma, oltre che quei 23 milioni dedicati? Innanzitutto lo sviluppo di quelle che sono diciamo start-up tecnologiche nel settore della green economy. Questo è un punto fondamentale, cioè noi dobbiamo avere la possibilità di alimentare quel mondo straordinario di nuove competenze che sta venendo avanti, che per noi sono in alcuni casi imprese, in altri casi, come stiamo vedendo adesso, sono questi famosi makers o cose di questo tipo che stanno dentro i Fab Lab, eccetera. Comunque, diciamo, quel sistema di competenze tecniche che poi si può tradurre in imprese o non in imprese, ma che comunque sono in grado, no, di studiare, di proporre soluzioni significative dal punto di vista degli obiettivi della green economy. Poi abbiamo progetti di ricerca della rete alta tecnologia, come sapete la regione si è dotata di una rete, adesso vi farò vedere alcuni risultati, e la parte dei progetti di ricerca delle imprese. Naturalmente insieme a questo c'è tutta la partecipazione ad Horizon, un complimento con l'agenzia che ha già vinto un Horizon importante, sapendo che peraltro stanno finanziando un 10%, no? Più o meno dei progetti anche ammissibili, mi complimento sul fatto che siete anche in negoziazioni, quindi vuol dire noi ad esempio siamo dentro ad uno dove a pari merito stanno però negoziando con Londra, no? Quindi cioè, c'è un problema anche molto grosso su Horizon e su quanto siamo qui, stiamo facendo un monitoraggio per capire bene, però la cosa che vi volevo dire è che le domande che sono state presentate, no, dai laboratori di ricerca, in questa prima tornata noi abbiamo bandito 64 milioni di euro di ricerca sia sulla parte imprese sia per la parte laboratori. Sulla parte imprese sono circa un 10% i progetti che possiamo ricondurre all'ambito tematico che ci interessa, cioè del green. Per quanto riguarda i laboratori, come vedete, sui 124 progetti che sono arrivati ci sono sostanzialmente circa, insomma, 20 progetti che intervengono direttamente su edifici città intelligenti, su edifici sostenibili, sulla sicurezza delle costruzioni, sul restauro, cioè ci sono, diciamo, diversi progetti che insistono proprio sulle tematiche che sono quelle che discutete in questa settimana. Quindi significa, diciamo, che comunque l'interesse anche da parte del mondo accademico per questo è particolarmente significativo. Noi pensiamo, e chiudo, che la parte, diciamo, di ricerca su appunto anche attraverso i tecnopoli, cioè le aree di ricerca che, come sappiamo, insomma, sono presenti sulle tematiche ambientali in diversi contesti, Modena, Reggio, ma anche la parte più, diciamo, trasversale che c'è su Bologna, insomma la rete dei tecnopoli ormai ha preso forma, ci sono diverse attività di ricerca nei diversi ambiti, anche diversi incubatori o Fab Lab o acceleratori a cui abbiamo dato vita, sono 12 gli ultimi finanziati, insomma possa effettivamente consentirci di avere insieme alle agenzie, insieme a tutti gli altri soggetti, quelle competenze che ci consentono di governare un processo nel quale noi non possiamo oggettivamente pensare di essere leader, ma sicuramente di poter giocare consapevolmente la nostra partita anche per riuscire ad avere risparmi significativi e soluzioni tecnologicamente avanzate. Per quanto ci riguarda, quindi, l'appuntamento che abbiamo è quello del 27 novembre. Il 27 novembre noi apriamo quindi questa ragionamento sulla green economy in generale. Sono tre le aree sulle quali dobbiamo lavorare. Una è la pianificazione energetica, la low carbon economy, così come vi ho, diciamo, in parte riassunto oggi, ma con questi focus anche significativi sulla mobilità sostenibile, sulla parte della qualificazione anche pubblica. Il secondo punto è quello della circular economy, dove la regione è dotata di una legge proprio recentissima e quindi vedremo anche che cosa si può fare dentro a quella legge, e poi tutta la parte dell'ecocompetitività e dell'ecoinnovazione in agricoltura, perché sappiamo che comunque quello è un settore particolarmente significativo. Questo naturalmente ci consentirà, quindi vi chiedo intanto di iscrivervi all'evento del 27. Sarà appunto presente il Presidente, tutti gli assessori direttamente interessati, ci sarà anche il Ministro Galletti che, diciamo, anche per capire
nello scenario nazionale, come ci collochiamo, ci sarà anche il DPS per ovviamente le politiche comunitarie, quindi insomma diciamo un momento di partenza importante per noi. E dentro a questo naturalmente poi si dipaneranno, vi presenteremo tutto il programma dei lavori, compreso un tavolo specifico proprio sulla mobilità sostenibile, per dare appunto piena attuazione a quanto ci siamo detti, ma anche soprattutto insomma per confrontarci e sperimentarci in questo settore. Grazie.